amiche e amici di Food Goals Magazine, location meravigliosa, ancora non vi dico dove siamo, ma siamo con Diego Fusaro e Cristian Tirapelle. Allora, comincio Diego con te. Adesso devo dire il posto qual è. Siete entrati, ma è entrato tutto il mondo del food golf a Castello Tolcinasco. Come hai fatto? Cioè, qua era impossibile, invece ci siamo. No, diciamo che insieme a Cristian, insieme a Davide abbiamo in mente un progetto, gliel'abbiamo presentato ai proprietari e gli è piaciuto. Quindi ci hanno permesso di venire in questo meraviglioso posto. Domani c'è la prima gara ufficiale. Oggi secondo me c'è stata la gara ancora quella più importante, anche se non era ufficiale, perché per la prima volta si è andati in campo. Ti confesso che vedendo 12 giorni di immagini del mondiale da Orlando, la qualità che c'è qua, siamo lì, non c'è niente da invidiare agli americani, se non forse che erano in 1000, oggi un pochi di meno, però... No, vabbè, tu che l'hai giocato, com'è? È un po' quello che negli anni abbiamo cercato di fare, ma magari non tutti lo afferravano, ecco. Secondo me il bello di giocare a foot golf è proprio quello di giocare in campi come questo, ecco, dove la qualità è alta, dove c'è un contorno meraviglioso. Quindi un giocatore di foot golf deve essere messo, non dico a pari livello del golfista, però dobbiamo avere la nostra importanza. E qua, visto che ce l'hanno permesso di venire, vogliamo condividere questa esperienza con tutti i giocatori di foot golf. Ecco, quando giocavi a calcio eri uno che non mollava mai. Poco fa mi hai accennato un progetto. Tu non riesci mai ad adagiarti sugli allori, vero? Perché oggi hai aperto qui, però immagino che sei già proiettato chissà dove nel futuro. Ma guarda, sì, abbiamo in programma un po' di cose. Quest'anno siamo riusciti anche ad andare a Sharjah, che è praticamente proprio vicino a Dubai, dove anche lì c'era un campo meraviglioso, location meravigliosa. Quindi cercheremo sempre, come ripeto, a me piace condividere con i giocatori di foot golf un'esperienza che non hanno provato mai. Quindi cerchiamo di fargliela provare anche a loro. Cristian, vai un attimo vicino a Diego, che questa è per te. Allora, Castello Tolcinasco, avete trovato un personaggio, un tale Daniele, che noi conosciamo da un po' di anni perché è quello che ci ha portati ad aprire il campo a Tarvisio. Che personaggio è Daniele? Molto competente, si vedeva. La fortuna nostra è stata quella di avere un greenkeeper che conoscesse già un po' le dinamiche del foot golf, quindi è stato sicuramente più facile. È un posto meraviglioso quanto immenso, quindi con tantissimo lavoro da fare, però sicuramente lui ci ha dato una mano importante insieme alla proprietà. Ultimissima domanda, andiamo già a settembre, ci sarà qualcosa di molto importante qui a Castello Tolcinasco. Diego, cosa succede a settembre? Sì, ma niente, con Cristi abbiamo pensato di fare un evento dove ci saranno anche, come al solito, i giocatori, ci sarà un po' di foot golf e un po' di padel, e poi... aspetta, fermo un attimo. Possiamo già dirlo oppure no? Certo. Della qualificazione? No, perché prima la facciamo a San Marino. Certo. Okay. Bene, certo, bene. No, perché poi magari sai... Notizie ecco, in anteprima, ecco. Fantastico, perfetto. Ok, no. Quindi praticamente ci sarà una seconda selezione, la prima la faremo a Cattolica, alla resort di Cattolica, dove tanti lo conoscono. E poi qua ci sarà la seconda, diciamo, tappa per la qualificazione, che porterà 16 giocatori a Sharjah. Quindi questi 16 giocatori avranno la possibilità di fare coppia con un giocatore. Quindi sarà una sfida a coppie. Insomma, come ho già detto prima, è una cosa interessante perché darà la possibilità di vivere un'esperienza nuova con i giocatori, giocando assieme ad un giocatore in una location strepitosa. Perfetto, io sono emozionato. Infatti mi scuso se le immagini stanno un po' mosse, ma ho la tremarella. Diego, Cristian, io vi ringrazio veramente di cuore, perché comunque ne valsa la pena anche svegliarsi alle 4:30 a partire da Udine alle 5 stamattina. Grazie, grazie. È stato veramente emozionante, ci vedremo presto e grazie ancora. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao Cri, ciao.